Uno degli errori che riscontro più spesso negli esercizi e nei racconti dei nostri studenti è quello della mancanza del lavoro preventivo per attribuire valore ad un evento che porterà ad un significativo cambiamento nella vita del protagonista. Andiamo a chiarire con una trama molto semplice che cosa intendo. Laura è frustrata. Ha un lavoro che l'annoia, deve badare ad un bambino e suo marito la tradisce. Un giorno, camminando, vede un cartellone pubblicitario che invita a iscriversi a un corso di teatro. Dopo anni di casa, lavoro, famiglia, decide di iscriversi al corso di teatro. La sua vita cambia, al corso di teatro conosce Robert, di cui si innamora. Che cosa manca a questa trama? Perché il lettore non si emozionerebbe nel leggere che Laura decide di iscriversi al corso di teatro? Il lettore non si emoziona perché solo Laura sapeva, era a conoscenza del valore che il teatro aveva per lei. Il lettore quindi non è a conoscenza del valore che il teatro rivestiva per la protagonista e quindi arriva la scena impreparato. Quello che possiamo fare, quello che dobbiamo fare è inserire in tutta la prima fase dei dettagli, degli avvenimenti per far capire che Laura era un'appassionata di teatro, magari si era iscritta a un'accademia quando era alle superiori oppure all'università. Magari aspettava i Natali e i compleanni per farsi regalare i biglietti per andare a teatro. Insomma, il teatro era sempre nel suo cuore e poi, per amore del marito e del bambino, aveva deciso di rinunciarci, ma sotto sotto questa passione era sempre lì presente. Ecco che avendo fatto questo lavoro preventivo, il lettore arriva alla stessa scena, consapevole quindi insieme a Laura di quello che voleva dire per lei il teatro. Ecco che quando Laura decide di iscriversi al teatro, ecco che non solo Laura, la protagonista, si emoziona, ma anche il lettore proverà empatia per Laura e si emozionerà con lei. E perché dico la stessa identica scena? Perché a volte quando scriviamo, quando rileggiamo, abbiamo l'impressione che sia la scena ad essere debole. In realtà magari non è la scena, ma è tutto quello che viene prima, che non è stato, diciamo, pensato e costruito correttamente. Se poi volessimo arricchire e dare ancora più corposità a questa trama, quello che mancherebbe è il conflitto, ovvero non far prendere a Laura la decisione così a cuor leggero, ma ecco, farla macerare in questo conflitto interiore e poi finalmente giungere a questa scelta.